Buongiorno, buongiorno, che cos'è questo concerto qua? Oh, anche tu chiacchieri, buongiorno. Dimmi, vuoi la pappa per caso? Mi sembra di capire di sì. Amore mio, buongiorno. Buongiorno, gatta Stellina. Non sto ferma un attimo, gatta Stellina, perché ha troppa fame. È troppo emozionata. È troppo emozionata che adesso si fa la pappa. Buongiorno, gattoni. Buongiorno, bubu. Sì, adesso arriva, adesso arriva, sì. Guardate un po' che cosa fa gatta Stellina. Chissà se si riesce a vedere, ma mi sta rovinando il divano perché continua a farsi le unghie qui su questo bracciolo. Si vedrà un pochino, ma sì, da vicino si vede molto bene. Nonostante io abbia comprato questo inserto che è un tiragraffi, perché inizialmente se le faceva da questa parte le unghie, ok? Quindi mi sono detta, ok, le compro questo tiragraffi, che poi ne ha uno gigantesco lì, ma dettagli. Mi sono detta, le compro questo tiragraffi, così appunto evito il problema. Comprato il tiragraffi, lo usa, non posso dire di no, ma in contemporanea le piace ogni tanto deliziare le sue unghie usando anche questa parte qua del divano. Non so bene quali altri escamotage trovare per evitare che lei lo faccia. Ho provato addirittura, adesso non prendetemi in giro, siccome Gatta Stellina detesta l'odore del colluttorio, ok? Cioè è proprio una cosa che lei non sopporta, e dentifricio, eccetera, tutte le cose alla menta. Ho cosparso un po' il bracciolo di colluttorio, però è durato un giorno. Cioè il giorno dopo già è tornata, quindi sì. Se avete consigli su questo fatemi sapere, perché ho sentito che ci sono degli spray. Fatemi sapere se li avete provati e quali mi consigliate, perché sì, il divano è nuovo e mi dispiace. Ogni mattina è un colpo al cuore, perché ogni mattina c'è qualche nuovo segno, sempre sempre nello stesso punto. La prima cosa che fanno la mattina è fare la pappa, seconda cosa spaparanzarsi in terrazzo. Tu Denver mangia anche l'erbetta gatta. Ciao Bubu! Ciao Bubu! Ciao Bubu! Bacini, bacini! E qui aggiornamento fiori. In realtà dall'ultimo vlog non è cambiata tantissimo la situation, ma abbiamo delle nuove rose gialle. Che cosa c'è? Che cosa vuoi dire tu? Bravo, bravo, sì, tutto merito tuo, bravo Bubu. Abbiamo delle nuove roselline. Queste hanno un profumo, ragazzi, pazzesco. Qui ce n'è un'altra piccolina. E poi, sì, i gerani sono sempre gli stessi. E poi qui la nostra carnivora, che ieri sotto i miei occhi si è mangiata una mosca. E come potete vedere, sì, mangia tanto questa pianta, devo dire. È super super in salute. Stava crescendo anche il fiore, che è tipo uno stelo lunghissimo, ma va tagliato, altrimenti ruba l'energia alle trappole che hanno bisogno di energia per chiudersi nel caso entrasse un insetto. E poi c'è questa, di cui appunto non ricordo il nome, ma quando l'ho comprata mi hanno detto che avrebbe fatto tantissimi fiori. Non ne ha fatto neanche uno e ce l'ho da maggio, tipo d'aprile addirittura. Ma penso, adesso se ve ne intendete fatemi sapere, ma penso che fiorirà più in autunno, perché sto vedendo tipo dei piccoli piccoli buboletti, come li chiamo io. Vedete, e secondo me questi diventeranno fiori. Non mi ricordo di che colore l'ho presa, ma penso bianca. Quindi, se tutto va bene, presto avremo dei bei fiori bianchi. E poi c'è quest'altra piccola ortensia che ha fatto solo questo piccolo fiorellino e sto aspettando che fiorisca ancora. Oggi deve arrivarmi la spesa più tardi e il frigo è praticamente vuoto in questo momento. Quindi, come colazione, non abbiamo tantissima scelta. Ma penso che mangerò un po' di yogurt, sempre questo della Alpro, che in realtà è vegetale, ma è molto buono, cremoso, e con qualche mirtillo. Questi sono super super dolci, sono molto buoni i mirtilli qua. Poi Ribes, non so se aggiungerò anche questi, forse metterò sul mirtillo.
un po' di semi di chia, come sempre, e qualche scaglia di cocco. Lavato i mirtilli aggiunti nello yogurt, adesso aggiungiamo i semi di chia. Tuc. E il cocco. Voilà. Potrei aggiungerci anche un po' di miele, ma oggi lasciamo così perché non ho tantissima fame. Risultato finale. E naturalmente non può mancare anche il mio Starbucks skinny latte, come ogni mattina. Eccomi ragazzi, bonjour, solita mia postazione, ho già fatto la skincare ed ho applicato anche il fattore protezione 50 e adesso passiamo al make up. Inizio con... questo è il primer di Diego Della Palma ed è, si chiama UV Daily Primer a fattore protezione 50+, adoro questo primer, va shakerato, shakerato bene. Sembra bianchissimo una volta applicato, ma in realtà è molto leggero, non dà fastidio, non è pastoso, però bisogna stenderlo bene per... che diventi trasparente. Sto applicando l'SPF e mi sto truccando, anche se in realtà anche questo vlog sarà un vlog casereccio, ragazzi, perché il mio piede purtroppo non si è assolutamente ancora rimesso. Ho fatto, sto facendo la seconda terapia antinfiammatoria, ma purtroppo miglioramenti zero e quindi probabilmente dovrò fare una risonanza, anzi... ho già preso appuntamento, devo fare una risonanza per capire. Non ho nulla di rotto, abbiamo fatto i raggi, ma molto probabilmente è una tendinite. Quindi se qualcuno di voi ha esperienze con la tendinite, che mi hanno detto è molto fastidiosa, ci mette un sacco a passare, soprattutto quanto vi è durata e come avete fatto a farla passare. Davvero, mi servono i vostri consigli, a me non è assolutamente mai successo, quindi per me è una novità. Fondotinta, intanto applico questo di Clinique, l'Anti-Blemish Solution, adoro questo fondotinta. Quindi sì, se avete consigli ragazzi mi potreste salvare in questo momento, sto applicando le solite pomate, insomma, però appunto non ho visto grandi miglioramenti e sono 25 giorni, perché li sto contando, è quasi un mese che sono praticamente bloccata e riesco a camminare pochissimo. E quando cammino appoggio anche il piede male, quindi non è... appunto, ho veramente veramente difficoltà. E tra l'altro io l'8 settembre, appunto, vi ricordate? Ho questo evento molto molto importante, ma penso che prenderò un sacco di antiterrorifici per potercela fare per quella sera. E nel frattempo mi hanno detto che devo riposare assolutamente il piede, quindi sto cercando appunto di stare più ferma possibile, per quanto sia possibile, e di riposare il piede, ma nel frattempo sto... approfittando in questi giorni, avrete visto, per filmare un po' di più e per lavorare di più al computer fino a quando sono chiusa in casa. Correttore, sto applicando il Magic Wand di Mesauda, mi piace molto questo correttore, si sfuma molto bene. Cipria vado ad applicare sempre questa di One Size, che è il brand di Patrick Star, ed è traslucida, ed ho scoperto che non è uscita, non si trova da Sephora in Italia, ma da Douglas, quindi potete trovare questo brand che io appunto avevo trovato negli Stati Uniti, adesso anche da Douglas. Tra l'altro ragazzi, ho scoperto che, e purtroppo l'ho scoperto troppo tardi, voi sapete, io sono un amante del rock, pop rock, punk rock anche, mi piacciono molto i Green Day da sempre, e un'altra band che mi piace moltissimo e che ascolto molto molto spesso sono i Muse. Ed ho scoperto che saranno ad Amsterdam il 23 ottobre, ma purtroppo... l'ho scoperto troppo tardi perché è già tutto sold out da un mese, l'ho scoperto tipo 3 settimane fa. Sto cercando di recuperare i biglietti, ma l'unica cosa che sto trovando sui vari annunci eccetera sono persone che ne stanno cercando di biglietti, cioè nessuno cede o vende, cioè vende ovviamente, quelli che ha. Quindi sono alla disperata ricerca di questi biglietti, ragazzi. Nel frattempo blush, sto applicando Willa di Benefit. Sono alla disperata ricerca di questi biglietti. Naturalmente se c'è qualcuno di voi che mi segue, ma ne dubito che siate ad Amsterdam e che vogliate cedermi il vostro biglietto. E quindi mi dispiace tantissimo perché ci tenevo veramente tanto a vedere i Muse.
Erano in Italia a giugno, se non sbaglio, e avevamo già visto con un'amica, volevamo andare, ma io ero in Sardegna in quei giorni per lavoro, quindi non sarei potuta assolutamente andare, ma non avevo pensato che sarebbero potuti venire anche ad Amsterdam. Invece sì, vengono ad Amsterdam. E hanno fatto il sold out, penso, in un nanosecondo, perché appena ho sentito che c'erano i Muse, già era tutto sold out. Poi mi è venuta questa voglia improvvisa di vedere gli 883. Ho visto dei video dei loro concerti su TikTok nei giorni scorsi. E ragazzi, a parte che so tutte le canzoni, no, ok, tutte no, però tante le so a memoria. Figata, quindi mi piacerebbe un sacco vedere anche loro, però... Cioè che in realtà non sono gli 883 da un bel po', e sono Max Pezzali, giusto, sì. E, però ho controllato qui ad Amsterdam, purtroppo... Non viene, quindi ragazzi, mi è venuta voglia di andare ai concerti adesso, fine estate, quando ho probabilmente una tendinite al piede. Non è proprio il momento giusto, però in realtà volendo sedermi sulle tribune ci si può sedere, quindi volendo potrei anche andarci al concerto, anche con il piede conciato così. Ma sì, sono arrivata troppo tardi, quindi mi sa che o riesco a trovare il miracolo, riesco a trovare qualcuno che mi cede i biglietti dei Muse, oppure mi sa che dovrò aspettare il prossimo tour. Stanotte, tra l'altro, ragazzi, che poi è una cosa che mi capita diverse volte, cioè faccio dei sogni super elaborati, a volte molto emotional, che quindi mi prendono molto emotivamente. Mi sveglio ricordandomi esattamente di aver fatto un sogno super elaborato, che sono successe un sacco di cose, eccetera, però non riesco a ricordarmi esattamente il sogno. O succede qualcosa durante la giornata che mi riporta direttamente al discorso, e quindi lì mi ricordo tutto il sogno, ma non me lo ricordo nei particolari, so solo che era un sogno importante, perché mi sono svegliata e ero tipo un po' provata, non che fosse un sogno brutto, ma un po' provata. Deve essere successo un bel po' nei miei sogni stanotte, però io non me li ricordo, e neanche, cioè, perché dicono molto spesso, in realtà quando ti svegli te li ricordi, no? Poi inizia a dimenticarteli nel corso delle ore della giornata. Per me non è così, cioè io mi sveglio e già non me lo ricordo più. Quindi poi mi ritrovo che sono tipo tutta un po' sballata, ok? Perché i sogni mi, non lo so, emotivamente sono molto pesanti su di me, ma poi non so esattamente il perché, cioè so di aver fatto un sogno impegnativo, ma se mi chiedi che cosa ho sognato, boh, non ho la più pallida idea. Quindi poi mi rimane un po' dentro questa cosa tutto il giorno, fino a quando appunto a volte succede che mi viene in mente esattamente il sogno che ho fatto, e proprio tutto, cioè in tutti i minimi particolari me lo ricordo, ma devo avere un input. E poi appunto sto tutto il giorno lì a dire che cos'era, mi arriverà l'input, mi ricorderò oppure no. Per il momento so solo che era un sogno molto molto importante, in cui sono successe un sacco di cose, ma non mi ricordo esattamente quali. Mascara, applico il Wonder Perfect Mascara di Clinique, adoro questo mascara, come al solito inizio con le ciglia inferiori. E quindi, parlando della serata e dell'evento molto importante a cui parteciperò presto, ormai posso anche dirvi che il primo dei due viaggi super importanti, cioè il primo dei due viaggi era quello più lontano, non quello a cui tenevo di più, diciamo, ma quello per cui ero forse più emozionata, perché era tutto nuovo e tutta una, appunto, tutta una novità. E ho dovuto rimandarlo proprio per dare spazio a quest'altro evento che è subentrato e che per me è super importante, quindi un po' malincuore naturalmente, ma ho dovuto rimandare il viaggio, quindi tutti i piani che avevo fatto si è un po' tutto straballato, e il primo dei due viaggi lo rimanderò molto probabilmente a fine ottobre o addirittura a novembre, quindi purtroppo per altri impegni che avevo prima non potevo recuperarlo prima, diciamo così. Quindi è ufficiale che il primo dei due viaggi è stato appunto rimandato in una data non ancora sicura, che in realtà quest'estate, se ci penso, non è andata assolutamente
secondo i piani, almeno per quanto riguarda la mia salute, è stato un po' un disastro perché sono stata in Sardegna, poi tornata in Sardegna, sono stata malissimo con quel mal di gola che sembrava Covid, ma che poi non era, perché ho fatto tutti i test possibili, immaginabili, ed ero sempre negativa. Tempo, non lo so, 2 settimane, vado in Italia, la mia amica dermatologa si rende conto che ho questo neo sospetto sulla schiena che mi dava fastidio, quindi tutto ad un tratto mi ritrovo entro 5 giorni a doverlo togliere. Poi si scopre che era un carcinoma, non era un neo, e quindi mi sono anche un po' spaventata e ve ne ho parlato, eccetera, eccetera. Adesso sto assolutamente bene, non ho nessun tipo di problema, non devo fare terapie, esami, niente di niente, però anche lì spaventatissima. No, questo era prima della Sardegna. Sì, questo era prima della Sardegna. Poi torno dalla Sardegna, quel mal di gola terribile, ed ero a casa tipo 2 settimane. Poi mi succede che mi faccio male, cioè che in realtà non mi sono fatta male al piede, è stata una cosa spontanea, cioè ho camminato tanto e a fine giornata mi faccio male. E adesso ho passato praticamente 25 giorni chiusa in casa, ragazzi. Quindi è stata un'estate un po' sfigata. Cioè, mi sono divertita tantissimo nei vari viaggi con i miei amici, questo assolutamente sì. Però tra un viaggio e l'altro, ho avuto questi, appunto, queste cose di salute che mi hanno tenuta bloccata a casa. Non è stato proprio semplicissimo, specialmente questo ultimo mese, che mi aspettavo di godermi l'ultimo mese d'estate qui ad Amsterdam, invece alla fine niente, devo stare a riposo con la gamba ferma più che posso, perché non posso neanche camminare tanto, cioè dentro casa devo stare proprio a riposo. Quindi sì. Un po' sfigatella quest'estate, onestamente. Ragazzi, da quando ho fatto il filler, vi ho detto, l'ho fatto solo al labbro superiore e soltanto al centro, quindi me l'ha rialzato poco poco poco, solo verso l'alto, senza andare ad allargare la bocca, che è una cosa che non sopporto proprio, che secondo me si vede tantissimo chi fa il filler e lo fa fino agli angoli della bocca, perché te la ingrandisce, cioè ti viene una bocca enorme. Comunque è molto molto più facile, da quando ho fatto il filler, mettere il rossetto, ragazzi, perché prima è come se il bordo delle mie labbra, proprio qui in questa zona, non fosse molto regolare, e con il filler invece lo vedo molto più definito e quindi riesco ad applicare rossetto, matita labbra, molto molto più facilmente e molto più velocemente. Quindi sì, continuo ad essere super super soddisfatta. Eccomi, super super soddisfatta del trattamento che ho fatto, veramente. Nessuno si rende conto di niente, ma io mi rendo conto di piccoli miglioramenti, che tra l'altro io non avevo detto nulla per un mese, tipo mi sono fatta vedere truccata, struccata nelle storie su YouTube, video lunghissimi, cioè nessuno si è reso conto di niente. Non appena ho detto ho fatto il filler e il Botox, tutti a dirmi no, cioè tutti no, alcune persone maleducate e un po' cattivelle, a dirmi: io ti avevo visto che sei gonfia, io ti avevo visto che sei cambiata, stavi molto meglio prima. No, in realtà non avete visto proprio niente, perché altrimenti con la cattiveria che avete me l'avreste detto immediatamente, cosa che mi dite dal 2009, che mi sono rifatta tutto e non mi sono mai rifatta niente, tra cui il naso, che è sempre lo stesso mio naso, che a me piace e non capisco perché mai dovrei rifarmelo, ed è sempre uguale a quello che era prima, non capisco. Comunque sì, mia family, questo è quanto per il trucco di oggi, molto easy, naturale, perché appunto non devo fare nulla, anche se gli unici che mi vedranno oggi siete voi, che siete tantini però, e poi 2 persone con cui devo fare una video call di lavoro, quindi però sono comunque contenta, non lo so, anche se non devo uscire, non mi piace comunque truccarmi, passare del tempo a prendermi cura di me, non lo so. È una cosa che mi fa stare bene. E vi faccio vedere il trucco anche più da vicino, davanti alla finestra, così con la luce, secondo me, lo vedete meglio. Adoro questo fondotinta, è pazzesco. Ma devo comprare anche la versione più chiara, perché questo mi sta bene adesso che sono super abbronzata con l'autoabbronzante, ma devo prendere la versione chiara per l'inverno. Qui, tra l'altro, ho messo tutto in questi sacchi che sono per l'immondizia, ma sono puliti. Ovviamente sono tutte le cose, tutti i vestiti che ho dato via con il decluttering ieri. Se avete visto il video, già sapete, ho dato via veramente tantissima, tantissima roba. Sono
6 sacchi strapienissimi di vestiti, sono i sacchi extra large, spero si capisca, sono giganteschi. La ragazza delle pulizie che ha bisogno verrà a prendersi qualcosina e poi il resto invece lo donerò ad un'associazione. Per adesso c'è questa montagna di roba qua in corridoio che non mi fa impazzire, però almeno gli armadi adesso sono sistemati. Altra cosina che volevo farvi vedere, perché mi sono arrivati i nuovi diffusori di Ava & May, ve li ho fatti vedere su Instagram, ma qua su YouTube mi sa che ancora non li avete visti, sto impazzendo per lui, a parte che è bellissimo, cioè sono bellissimi anche solo per arredare la casa secondo me, e questo in particolare mi piace un sacco, si chiama Caribbean, e per il soggiorno mi sta piacendo tantissimo, e in estate preferisco i diffusori alle candele, non so perché, ma le candele mi sembrano una cosa più autunnale, invernale. In estate adoro questi diffusori che senza fiamma, quindi insomma senza scaldare, profumano l'ambiente in modo fantastico e rimangono presenti sempre, quindi non è come la candela che devi accenderla poi ovviamente non profuma più, questi continuano a profumare l'ambiente. Caribbean appunto è buonissimo, una fragranza che riporta molto appunto alle spiagge caraibiche, molto molto estiva. E poi una volta che avrò terminato Caribbean ho già pronto Beach Club, un nuovo profumatore che non vedo l'ora di provare. E la figata di questi prodotti di Ava & May, che sono così unici, e che ogni fragranza, ogni prodotto è ispirato ad una località nel mondo e la profumazione poi ti riporta in quel posto del mondo che magari hai già visitato e che quindi ti fa riaffiorare un sacco di ricordi, oppure posti che vorresti visitare ma che non hai mai avuto appunto la possibilità o l'occasione. Quindi questa secondo me è una particolarità molto molto speciale di questi prodotti, io che viaggio tanto appunto me ne accorgo e mi piace. Vi ricordo che la qualità di tutti i prodotti Ava & May è molto alta, sono prodotti in Europa e tutti gli ingredienti sono scritti in modo molto chiaro, sono tutti naturali, quindi a differenza di molti profumatori e candele, oserei dire il 90% in commercio, che non sappiamo effettivamente cosa vanno a rilasciare nell'ambiente perché non conosciamo tutte le sostanze che contengono, non è invece così per i prodotti Ava & May, e ci tengo molto a specificare questa cosa, sono 100% sicuri anche per i neonati, bambini piccoli, animali eccetera. Come al solito lo sapete, per Ava & May ho un codice sconto per voi che vi lascerò qua in sovraimpressione. Ricordatevi sempre che i codici sconto hanno una scadenza, perché poi mi scrivete, ve lo ripeto di nuovo, perché poi mi scrivete e mi dite, soprattutto su Instagram, mi dite: Nicole, ma il tuo codice sconto non funziona più. Ragazzi, il fatto è che hanno una durata limitata. Molto spesso gli sconti che vi offro, ok, che l'azienda mi dà per voi, solo per i miei follower, sono molto alti, quindi hanno ovviamente una durata breve, quindi quando ve li comunico approfittate, oppure controllate fino a quando sono validi, ve lo scriverò giù nel box informazioni, vi lascerò ovviamente tutte le informazioni, anche il sito di Ava & May giù nel box informazioni. Vediamo adesso assieme il mio pranzetto sfigatissimo di oggi, che tra l'altro io già normalmente non pranzo, quindi mi sto veramente sforzando a mangiare qualcosina, perché so che è meglio piuttosto che abbuffarsi, quello che faccio di solito tutta la sera, quindi è meglio appunto sforzarmi un po' a fare colazione e almeno mangiare qualcosina a pranzo. Però questo pranzo è decisamente decisamente sfigatello, ma prometto che recupererò con la cena. Eccolo qua, appunto, molto sfigatello ma sano almeno, e ho fatto le carote lesse prezzemolate ieri, e quindi finisco quello che mi rimane e poi mangio un po' di queste sfoglie della Gran Pavesi che ordino dall'Italia perché sono troppo troppo buone. Questa ve la devo troppo raccontare. Mangiando le carote mi è venuto in mente un episodio, ragazzi, di quando ero a cena da degli amici olandesi, e qui dovete sapere che tipo la verdura non si condisce, cioè non è una cosa che fai in automatico come da noi, cioè da noi non serviresti mai le carote così come stanno, cioè ci metti un minimo di olio d'oliva a crudo, un po' di sale, non lo so, appunto un po' di prezzemolo, e ci metto anche il limone nelle carote. Ok, mi sono state servite le carote, ragazzi, bollite,
Ok, direttamente nel piatto, cioè senza tagliarle, senza metterci sale, olio, niente, cioè direttamente dalla pentola scolata l'acqua, ok, lesse, messe così nel piatto, cioè neanche tagliate, niente. E mi sono resa conto che qui è normale, cioè per loro è normalissima questa cosa, ok? So anche per l'insalata è così, io non mangio l'insalata, ma ho avuto amici che si sono tipo scandalizzati del fatto che qui l'insalata te la servono senza niente, cioè se poi tu vuoi aggiungerti, ok, però normalmente, e appunto vi sto parlando di amici, quindi a casa, l'insalata te la danno così, cioè uguale per dire i piselli. Loro non è che li cucinano e fanno tipo il soffritto, magari ci mettono, non lo so, il prosciutto, la pancetta o comunque anche solo un po' di, non lo so, appunto soffritto, olio, spezie, sale, pepe, niente, niente. Stessa cosa per i piselli, me li hanno serviti ragazzi così, cioè presi, lessi dalla padella, cioè dalla padella, dalla pentola, lessi, scolati, tac, messi in piatto. E io tipo lì a dire, no ma ragazzi, poi ho preparato io le carote e i piselli come li so fare, cioè normalmente, insomma, all'italiana, ok? Per loro era la cosa più buona del mondo, non avevo mai assaggiato una verdura così buona e ho cercato di spiegargli che ragazzi il segreto sta tutto nel condimento, è ovvio che se mi date le carote lesse direttamente dalla pentola non sanno di niente, devi metterci un po' d'olio, un po' di sale, non lo so, questa cosa mi fa troppo ridere queste differenze, soprattutto nella cucina ragazzi, che noi italiani siamo molto molto pignoli, siamo molto precisini per quanto riguarda la cucina e tendiamo a stare antipatici per questo, ve lo giuro, mi è rimasto in mente, adesso vi racconterò questo aneddoto, un'uscita, ok, con un ragazzo a casa sua e lui aveva messo la pasta direttamente dentro nella pentola, cioè la pasta cruda, ok, doveva cucinare, voleva cucinare per me, ok, mette la pasta cruda dentro la pentola, così, e poi va ad aggiungerci l'acqua fredda, e io tipo, oh mio Dio, ma che cosa stai facendo? E tipo c'è rimasto, perché dicevo, no, ok, ma scusa, non so, e cioè, io ero lì tipo scioccata, ma come fai, come fai? Poi senza sale, il sale non so neanche quando l'avrebbe messo, cioè, veramente, no. Però è vero, siamo dei rompiscatole per quanto riguarda la cucina, ma noi in Italia abbiamo, ci sono tipo come delle regole non scritte che però tutti seguiamo e quindi quando vai all'estero e ti rendi conto che in realtà quella non è la norma, ma è la norma solo per noi in Italia, è uno shock. Mentre mangio, ragazzi, sto ascoltando, è uscito un nuovo audio, a parte che non so se seguite la vicenda Britney Spears, Free Britney, eccetera. Il suo Instagram non si trova più, non ho ben capito se l'hanno bannata da Instagram, l'hanno o lei ha cancellato Instagram, non è chiaro, però non c'è più il profilo di Britney Spears su Instagram, ma ha postato su YouTube, dove lei ha un canale appunto ufficiale. Ho postato un video di oltre 20 minuti con un audio in cui praticamente lei raccontava tutto, racconta tutto, dall'inizio del conservatorship, tutti gli abusi che ha subito, tutto quello che le hanno fatto. E stavo ascoltando adesso, l'ho trovato su TikTok quest'audio perché non so neanche se è ancora disponibile su YouTube, ma ragazzi è sconcertante quello che hanno fatto, la sua stessa famiglia ha fatto questa ragazza, ha dell'incredibile, sembra un film, anzi dovrebbero fare un film sulla vita di Britney Spears perché veramente è una storia unica che poi però noi percepiamo come unica, non sappiamo se ad altri personaggi famosi è stato fatto più o meno lo stesso, se appunto noi sappiamo di ciò perché tutta la vicenda è diventata pubblica, però non sappiamo se ci sono state altre storie così e onestamente non penso che sia la prima e unica vittima di questo sistema, che poi è stato tutto organizzato appunto dai suoi stessi genitori, dal suo stesso padre.
Lei racconta di come hanno organizzato, hanno chiamato, i suoi stessi genitori hanno chiamato i paparazzi in modo che arrivassero in un momento in cui lei stava male, in modo che la fotografassero andare via in ambulanza, in modo che tutto il mondo pensasse che lei appunto aveva dei problemi psichiatrici o con droghe o con alcol, cosa che poi non era neanche vera. Cioè lei racconta di non aver mai bevuto, mai fatto uso di niente, eppure l'hanno sbattuta in un centro di recupero, doveva andare a fare addirittura gli incontri con gli alcolisti anonimi. Una persona che non ha problemi di alcol, che deve andare a fare questi incontri, è veramente, ha tutto dell'incredibile. Ma la cosa più scioccante, più dura, poi se siete molto empatici come me, sentire il dolore di Britney quando racconta queste cose, perché si percepisce esattamente quanto lei abbia sofferto in tutto ciò, sia per quello che le stavano facendo, sia perché nel mentre lei così stava perdendo la sua famiglia, perché erano proprio loro che le hanno fatto questo. Quindi, e racconta anche di come i suoi amici poi l'abbiano abbandonata, di come lei non avesse, cioè lei è una multimilionaria, che è una star di fama mondiale, una delle più grandi cantanti pop di sempre, che non aveva neanche la possibilità di avere contanti, che non aveva la possibilità di avere una macchina per andare dove voleva, per acquistare quello che voleva, ha veramente veramente dell'incredibile. Tutta la faccenda si sa, ma qui in questo video appunto di oltre 20 minuti è proprio lei che in prima persona racconta tutto ciò, e vi giuro, è scioccante. Sono sicura che molti di voi saranno familiar, cioè saprete di questa vicenda, Britney Spears, Free Britney, eccetera. Se non ne sapete niente, informatevi, perché veramente ha dei risvolti molto thriller tutto ciò, e io penso che non si sia andati ancora bene in fondo a capire esattamente il perché di tutto ciò, perché secondo me c'è qualcosa che ancora non torna, c'è qualcosa che ancora bisogna capire e c'è qualcosa che ancora deve venire fuori, secondo me. Spero che si continui a parlare di questa vicenda e spero che si arrivi fino in fondo. Glielo auguro davvero. A me Britney onestamente non è mai stata particolarmente simpatica, sto parlando ai tempi quando è uscita con le sue prime canzoni, mi piaceva un sacco Baby One More Time, alcune canzoni mi piacevano, ma lei in particolare non mi è mai stata particolarmente simpatica, non è mai stata la mia cantante preferita, mai, assolutamente. Però è un essere umano e bisogna riconoscere la grandezza di tutto quello che ha fatto e di tutti i milioni di dischi che lei ha venduto, ed è veramente inconcepibile che possa succedere qualcosa del genere a una persona che pensi ha tanto potere, ed è quindi molto preoccupante, perché dici, se può succedere a lei, può succedere a chiunque. Quindi spero che si vada a scavare ancora di più e soprattutto spero che venga punito chi le ha fatto questo, perché è vero che lei adesso è libera, ma non è giusto che chi le ha creato tutto ciò continui ad essere libero e tranquillo. Ok, finito pranzetto sfigatello e adesso mi metto a lavorare al computer. Disturbo per caso? Disturbo? Salve! Siamo comodi? La gatta Stellina poi come dorme? E tu, scusa? E tu come dormi? Guardatela! Ciao! Ma quanto sei cicciosa! Ma quanto sei cicciolosa! Oh, è tutta morbidosa, vedete? Qui la gatta sul pancino non ha più peli perché continua a, si chiama over grooming, cioè continua a lavarsi più di quanto sarebbe necessario e quindi si è tolta il pelo, e questo è dovuto allo stress, al cambio di dieta, e visto che lei è a dieta, purtroppo è molto probabile che sia dovuto a questo. E quindi cerco sempre di distrarla quando vedo che si lava troppo, ma non sempre ci riesco. E appunto per questo è il pancino senza pelo. Però
è stato il veterinario a dirmi di metterla a dieta assolutamente. Quindi così ho fatto e non so se si vede con Audrey perché lei ha tanto tanto pelo, è molto lungo, però è, anche lei è dimagrita perché quando la prendo in braccio me ne rendo conto è più leggera. Sei stata bravissima, Stellina. Momento ASMR. Adesso giochiamo un po' con queste crocchette, i gatti sono già pronti, vi faccio vedere. Facciamo le corse noi con queste crocchette. Vi faccio vedere. Tieni gatto Denver! Vai gatto Denver! Eccolo che parte e anche a gatta Stellina. Tieni gatta Stellina! Up. E così gli faccio fare un po' di movimento. Vieni Denver! Ancora? Up. E gatta Stellina, adoro come frena. Brava gatta Stellina, brava gatta Stellina, che atletica. Vieni Bubu, tieni. Tara tara. Tieni gatta Stellina. Wow. Wow, gatta Stellina! Non mi aspettavo questo scatto. Che brava gatta Stellina. È diventata decisamente più attiva da quando ho perso peso. E mi fa molto molto piacere. Denver, l'ultima. L'ultima. Vieni. 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 Prendila, vai. Ah. Che lancio scarso. E ultima per gatta Stellina. Toh! Basta Denver! Fino all'ora di cena. Fino all'ora di cena basta adesso Denver. Basta. Mangione. Mangione che non sei altro, golosone. Nel frattempo è arrivata anche la spesa che stavo aspettando. Facciamo un svuota la spesa all'interno di un vlog Inception. Così vi faccio vedere tutte le cosine che ho preso stavolta. Iniziamo con la frutta. Ho preso le prugne che mi piacciono tantissimo e non le trovo mai, è un miracolo. Peccato che io preferisca quelle un po' più chiare, ma fa niente. Poi fragole immancabili sempre, anguria, anche stavolta non c'era l'anguria e quindi ho dovuto prendere questa già tagliata, e lamponi che come sapete non possono mai mancare nei miei milkshake, frullati, colazioni eccetera, e poi kiwi, li prendo sempre 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 rigorosamente verdi perché so che hanno più vitamina C. Limoni. Anche questi, faccio un sacco di limonata, io adoro. E poi un litro di spremuta d'arancia fresca. Questa è quella che viene fatta direttamente al supermercato. Quindi appunto non contiene nient'altro se non 100% spremuta fresca di arance. Poi dal banco frigo ho preso 2 litri di latte, sempre senza lattosio. I miei immancabili Starbucks skinny latte, anche questi senza lattosio e senza zuccheri aggiunti. In realtà ne avevo ordinati di più, ma mi sa che erano finiti. Poi ho preso ultimamente, sto in fissa con il succo di pompelmo. Mi piace la mattina bere un bicchiere a metà di spremuta di arancia e metà succo al pompelmo, è buonissimo, provatelo. Poi ho preso i miei soliti yogurt, questi li conoscete, sono tipo quelli Müller nostri italiani, ma qui si chiamano Höckie e sono appunto palline di cioccolato che vanno ad immergersi nello yogurt, sono buonissimi, infatti ho fatto scorta. E poi ragazzi, una cosa stranissima che ho visto al supermercato. Allora, numero uno, ci sono le bibite della Chupa Chups, tra l'altro frizzante, mi rendo conto in questo momento, non pensavo quando l'ho ordinata. Questa è strawberry and cream e c'è anche fragole e panna che voglio provare. Secondo me sapranno di chimica e sarà una cosa super super dolcissima, però ero troppo curiosa per non provarle, ma non penso che esistano in Italia. Stavo per chiedervelo, ma non credo, non le ho mai viste da noi. Altra cosa strana che si trova in Olanda, ragazzi, questa.
questa bevanda con arcobaleni e unicorni, ok? Che contiene, si chiama Unicorn Dreams Berries ed è una bevanda che contiene collagene senza zucchero, contiene anche caffeina. Sono stata incuriosita più che altro dal packaging che dal prodotto in sé e volevo troppo provarlo. Beauty Lover, cioè ragazzi, ma quanto è figa questa lattina. È la lattina più bella che io abbia mai visto, con l'unicorno sdraiato, cioè bellissima. Poi adesso un po' a caso, questi sono carne e salumi, ho preso. Allora, questi è la prima volta che li assaggio e sono degli schnitzel praticamente del tipo cordon bleu con il formaggio. Mi mancano tantissimo i nostri sofficini italiani, qui non esistono, però appunto a volte prendo questi che hanno il formaggio, cioè non questi di questo brand ma simili. Poi ho preso, questi sono molto molto buoni, li prendo spesso, sono gli hamburger di salmone, sono già impanati ma sono veramente veramente buoni, molto freschi. Poi prendo sempre anche il filetto di pollo, sono fettine molto molto sottili, perfette per fare i panini. Poi immancabile prosciutto crudo, io adoro il prosciutto crudo, è l'unico buono che riesco a trovare qui al supermercato, è questo, stranamente del marchio del supermercato, che è più buono del prosciutto crudo di Parma che si trova qui nelle vaschette. È inspiegabile questa cosa, ma è così. E poi ho preso anche il purè, questo si fa in forno microonde velocissimo e di solito ci aggiungo anche il formaggio. E poi una cosa, ragazzi, che non prendevo da secoli, cioè sono anni che non le mangio, mi è venuta voglia di Kinder cereali. Ho visto un video, non so dove, ho visto una persona che le mangiava e mi è venuta una voglia pazzesca. Qui si chiama Kinder Country, ma è la stessa identica cosa, cioè è il nostro Kinder cereali praticamente, solo che ha un altro nome. E visto che tra qualche giorno viene Neil, sono sicura che anche lui apprezzerà. E poi, allora, partiamo dal sale. Avevo finito sia il sale grosso che quello fino, quindi ho ripreso tutti e due. Sale grosso è questo, sale fino è questo. Poi ho preso una cosa che non può mai mancare a casa di un'italiana, ragazzi, naturalmente, è la Nutella. Non ne mangio a quintalate, ma so che a Neil piace, quindi l'ho presa anche per lui. E poi, in realtà l'ultima volta che è stato qua me l'ha finita la Nutella. E poi ho preso anche il Nesquik, stessa cosa, l'ho finito. Mi dura secoli in realtà, ma ogni tanto mi piace proprio il Nesquik. Di solito lo faccio freddo, raramente caldo. Poi popcorn, non so perché, ma dopo tantissimo tempo che mangiavo sempre solo quelli al microonde caldi, adesso mi piace di più questo freddo in busta, non lo so, andatelo a capire. E poi ho preso le Madeleine, che no, non sono in realtà Madeleine, sono, hanno un'altra forma, sono più rotondine, sono dei mini muffin di questo brand Bon Maman, che fa anche marmellate buonissime, veramente tutte. Tutti i prodotti di questo brand sono buonissimi, sono appunto dei tipo dei mini plum cake. E poi questi a me non fanno impazzire, sono i waffle tipici olandesi con i cristallini di zucchero e li ho presi per Neil perché so che a lui piacciono molto. Tant'è che l'ultima volta che è stato qua si è lamentato perché non ha trovato i waffle nella dispensa, quindi stavolta ci saranno. Controllando la dispensa, effettivamente penso che col tonno sarò a posto per un bel po'. Credo di averne presi leggermente tanti. E poi, ultima cosina, le bibite. Ho preso il mio solito Fuse Tea menta e lampone che adoro, ma era l'ultimo, cioè inspiegabile, che tra l'altro mi sa che era anche in offerta, quindi per questo è andato a ruba. Poi ho preso anche il Lipton Iced Tea alla pesca, perché appunto io sono team tea alla pesca. Ho visto che tantissimi di voi sono team tea al limone, ma ragazzi, io sono decisamente team tea alla pesca. Ed ho preso questo che è sempre zero, anche questo è zero zuccheri, ma comunque molto buono. E poi per la prima volta volevo assaggiare, queste le vedo sempre ma non le ho mai prese, con la speranza che non siano gasate, perché qui è un sacco di roba che non ti aspetteresti, come anche il tè. C'è anche il tè Lipton alla pesca e al limone gasato ed è la cosa più terribile al mondo. E siccome Spa è la marca di acqua, penso che siano acque appunto tipo con
sapore, aroma, adesso le vedo, pensavo fossero trasparenti, le vedo molto colorate, quindi adesso non so esattamente che cosa ho comprato, ma ho provato e le ho prese in tre gusti, limone, arancia e pompelmo e lampone, quindi vedremo un po' come sono. E poi c'è un altro barattolino, sempre dello stesso brand Spa, il sapore è limone e cactus, e questo mi è stato regalato, lo sapete, ogni tanto qui ti regalano qualche prodotto, che secondo me è anche un buon investimento, perché così magari a te piace, poi lo riordini. A me è capitato che mi avessero spedito appunto qualcosina in più che poi mi è piaciuta e che io poi a mia volta ho acquistato, quindi secondo me dovrebbero farla anche in Italia questa cosa. E basta, questo è quanto per la spesuccia. Poi in questa busta mettono sempre a parte tipo i medicinali o cose del genere che si possono ordinare sempre dal supermercato, ed ho preso due cosine per il mio piede, cioè la crema, la pomata gel Voltaren al 2,32%, perché quella che ho è all'1%, quindi questa dovrebbe essere meglio. E poi mi hanno consigliato anche il Tiger Balm, il balsamo tigre, quello rosso, che dovrebbe essere il più forte. E quindi proveremo anche con queste per il mio piede. Nel frattempo è arrivato anche il sushi, ragazzi, ho preso un sacco di roba, adesso vi faccio vedere, ho veramente esagerato. Io non mi ero assolutamente resa conto di aver ordinato così tanta roba, ragazzi, nigiri pensavo di averne ordinato uno, invece erano a coppia, e stessa cosa per i roll, quindi io adesso penso che avrò sushi per 3 giorni. Ho preso anche la miso soup, che qui non tutti i ristoranti hanno, quindi ho approfittato. Denver sta impazzendo perché sente l'odore del pesce. Qui c'è qualcun altro che sente odorini invitanti. Poi ho preso questo roll fritto con salmone e granchio, erano secoli che non lo prendevo. Poi ho preso appunto tantissimi nigiri al salmone, pensavo di averne presi 3 e pensavo di aver preso 2 nigiri avocado, invece appunto sono esattamente il doppio. E poi una porzione di maki salmone. E poi ho preso 3 roll diversi, il primo è con salmone, avocado e Philadelphia, il secondo salmone e avocado, che sono molto simili in realtà, e poi questo invece con il gambero in tempura. Ripeto, non finirò neanche la metà di tutto questo sushi, ma sicuramente domani a pranzo, a cena, avrò già tutto pronto, quindi buon appetito! Ragazzi, il profumino è fantastico. Sto cercando invano su Netflix qualcosa da guardare, ragazzi. Ho finito la mia serie preferita del periodo, cioè Better Call Saul, perché è finita. E non spoilerò se la state guardando, ma è finita anche in un modo abbastanza così, diciamo, pesante, quindi adesso sto cercando qualcosa di nuovo da vedere, ma quando finisci una serie TV è sempre estremamente difficile trovarne un'altra che ti appassioni come l'altra, non lo so, è tipo sempre un po' un piccolo lutto. Comunque, mia femmina, adesso io faccio la pappa, finalmente mi mangio il mio sushi e poi mi metterò al montaggio di questo video, quindi vi saluto qui sperando che appunto vi sia piaciuto questo video, anche se super casereccio, ma come vi dico sempre, questa è la realtà, i vlog rispecchiano la realtà, e la realtà adesso è che mi fa male il piede. Quindi, mie femmine, questo è quanto per il video di oggi, io vi do un bacio gigantesco, venite qua che vi abbraccio forte forte forte, io vi aspetto domani con un nuovo video alle 17:30, ciao!